Fino al 24 settembre a Castellamonte torna l'appuntamento di arte e cultura con la mostra della ceramica, giunta quest'anno alla 57esima edizione. La chiave di lettura di quest'anno è Metamorfosi, direttamente ispirata ad Ovidio, e vuole mettere al centro gli artisti locali e la materia prima, cioè la terra rossa, vera e propria eccellenza di Castellamonte, come ci spiega il curatore dell'edizione 2017, il professor Giuseppe Bertero. Raccontiamo le trasformazioni che da sempre sono avvenute con la modellazione dell'argilla di Castellamonte in particolare, ma in genere delle argille di tutto il mondo. Metamorfosi soprattutto riferita quest'anno alla stufa, che parte da quella molto classica, antica addirittura dell'inizio Ottocento, la Franklin, per intenderci, il caminetto Franklin, alla stufa più moderna, la stufa stack, che solo da poco tempo ha avuto questo riconoscimento europeo del compasso d'oro. Pasquale Mazza è il nuovo sindaco di Castellamonte da pochi mesi, con grande entusiasmo scommette sulla 57esima edizione della mostra della ceramica. Castellamonte può tornare ad essere un nome importante per la ceramica e l'arte e l'artigianato in Italia ma anche in Europa? Certo, è una delle maggiori scommesse che abbiamo fatto durante le elezioni, durante la campagna elettorale, e vogliamo mantenere questa promessa. Noi stiamo lavorando e oggi se ne è visto un pezzo, sabato in Piazza Castello ne abbiamo visto un altro pezzo. Noi stiamo lavorando affinché la città si risvegli dal torpore nel quale era caduta, dal punto di vista da tutti gli altri punti di vista, ma principalmente dal punto di vista dell'arte, della cultura, della ceramica. E quindi l'organizzazione di questa manifestazione, noi 2 mesi fa non avevamo nulla, oggi siamo partiti e il 9 inauguriamo una mostra ricca di eventi e soprattutto piena, cioè 2 settimane, 3 fine settimana pieni di eventi collaterali e una mostra aperta tutti i giorni, cioè un'offerta anche leggermente diversa rispetto a quelli che erano i canoni precedenti. Io ritengo che i numeri ci daranno ragione. Vi invito a venire a Castellamonte, merita la pena. Grazie.